Ciao a tutti, vi avevo detto che avevo in mente un progettino natalizio e oggi volevo farvi vedere come realizzare un piccolo pupazzo di neve che può poi essere utilizzato come ciondolo per orecchini, collane, quello che volete, o anche solo come statuina per decorare le scatole, qualsiasi cosa volete. Quindi per realizzare questo progetto ci serve del fimo, cernit, premo, quello che volete bianco e del arancione per fare il nasino, cioè la carota praticamente, e un colore a scelta. Io ho scelto questo, il rosso brillantinato della Fimo, che ci servirà per realizzare delle decorazioni per rendere il pupazzino più carino. Successivamente ci serviranno gli acrilici per realizzare la faccina e gli ultimi dettagli, come i bottoncini sul petto del nostro pupazzo di neve. E direi che è tutto, possiamo cominciare con questo progetto. Allora, prendiamo il nostro fimo bianco e per chi volesse realizzare un ciondolo, praticamente un ciondolo sia per orecchini che per collane, sarebbe meglio, utilizzare già il chiodino a T. Quindi andiamo a creare la creazione, diciamo, inserendolo già nel chiodino a T. Per chi non lo conoscesse, questo è il chiodino a T, come vedete c'è un chiodino alla fine, che è diverso da quello con l'occhiello, che è quello che invece ha già, diciamo, l'asolina per essere appeso. Invece qui andrà fatta poi successivamente. Quindi prendiamo il nostro fimo bianco, lo andiamo a lavorare. Per renderlo morbido, non vi preoccupate troppo se si sporcherà, perché il fimo bianco lo sappiamo si sporca. Ma successivamente, una volta dopo la cottura, potremo andare a pulire la nostra creazione con un po' di acetone. Ecco qui la pallina bianca. Io prendo un pezzettino di bianco e lo conservo per le decorazioni successive, poi vi farò vedere a cosa mi servirà. Ne prendo proprio giusto un pezzetto, pezzetto piccolo. Questo che rimane lo vado a tagliare in due, considerando che la parte del corpo, diciamo, del nostro pupazzo dovrà essere più grande rispetto alla testa, giustamente. Quindi ne facciamo un pezzo più piccolo e uno più grande. Più o meno così. Ora realizziamo la parte più bassa del corpo. E qua c'è la parte più alta della testa. Ecco qui abbiamo i nostri due tondini, come vedete, uno è più grande e uno è più piccolo per fare la pancia e la testa. Andiamo a inserire direttamente la palla più grossa nel foro, nel nostro chiodino. Ecco qua. Modelliamo un po' bene, che potrebbe aver perso la forma. E adesso andiamo a inserire la nostra testa. In questo modo anche la creazione sarà più stabile e rischierà di rompersi meno, perché appunto ha già questa stabilità data dal chiodino che percorre entrambe le palline, se no si rischia che la testa si stacchi. In caso non vogliate usare un chiodino T, non ce l'abbiate, è meglio comunque mettere tra la testa e la parte inferiore almeno un pezzettino di fil di ferro, o anche se usate gli occhiali con l'occhiello e avete dei pezzi, quando staccate dei pezzi perché vi serve più corto, conservateli sempre e li potete usare in queste occasioni. Lo andate a inserire all'interno tra la testa e la pancia e poi spingete giù. Bene, andiamo di nuovo a modellare faccia e pancia. Ecco qua. Adesso andiamo a realizzare una piccola decorazione. Io avevo pensato di realizzare sia un cappellino che una sciarpina per il mio pupazzo. Quindi, per
adesso andiamo a fare la sciarpina, prendiamo un pezzettino di rosso e lo andiamo a stendere. Voglio fare una sciarpina, diciamo, a strisce rosse e arancioni. Prendo un pezzetto di arancione. Comunque sarà una sciarpina molto corta, quindi non vi serve tanta pasta. Ecco, ora che abbiamo le due striscine, andiamo a tagliare delle strisce orizzontali molto, molto piccoline per, che poi andremo a unire. Quindi tolgo questa punta. Qui ho fatto 6 strisce, adesso vado a prendere anche l'arancio e ne faccio altre 6. Ecco, qua abbiamo altre 6 strisce di arancio e quindi adesso andiamo a intervallare una striscina. Aspettate che vi avvicino. Adesso andiamo a intervallare una striscia. Adesso andiamo a intervallare una striscia di rosso e una di arancio. Il rosso. L'arancio, un altro rosso, ecco qua, lo andiamo a stendere, lo schiacciamo anche un po' con le dita. Prendiamo la lama e andiamo a tagliare un pezzettino che ci piace. Pezzetto verticale per fare la sciarpa. Non troppo grosso. Che la testa è già piccolina. Ecco qua. Ecco qua la nostra sciarpina. Si mette a fuoco. Ecco qua la nostra sciarpina. Adesso andiamo a sistemarla intorno alla testa del nostro pupazzo di neve. Qua. Molto delicatamente. Ecco qua. Andiamo magari a fare nei bordi le frangette. E adesso andiamo a concludere.
E adesso andiamo a realizzare il cappellino. Mettiamo da parte il nostro pupazzo. Ci serve il rosso, sempre. Possiamo anche utilizzare gli scarti che abbiamo della sciarpa. Li amalgamiamo con un po' di rosso e alla fine il colore prevalente sarà rosso, perché comunque l'arancio è un derivato del rosso, diciamo. E per fare il cappellino usiamo la stessa tecnica che vi avevo già fatto vedere con il cappellino da strega nel tutorial di Halloween. Il cappellino sarà piccino. Andiamo sempre a fare il nostro cono, schiacciato da una parte, in questo modo. Andiamo sempre a prenderlo e a punzecchiare la base, schiacciare la base tra i polpastrelli. In modo che alla fine il risultato sia più o meno questo con il cappellino, che poi andremo a rigirare la punta. Potremmo a questo punto prendere quel pezzettino di bianco che vi avevo detto di tenere per fare la decorazione intorno al cappellino. Andiamo a stenderlo e a girarlo intorno al cappellino. Si è staccato. Andiamo a prendere e girare intorno, lo andiamo a stendere e girare intorno al cappellino. Ecco qua. Adesso solleviamo il cappellino, per renderlo più stabile andiamo a schiacciare anche i bordi bianchi con quelli rossi, in modo che faccia bene presa. Ecco qua, andiamo a inserire il cappellino dentro il chiodino con molta attenzione. Possiamo anche far uscire di lato il naso del pupazzo di neve. Non ho potuto attaccarlo subito perché se fosse andato ad attaccare, assemblare una parte così piccola si sarebbe subito staccata, quindi lo facciamo a parte. Facciamo il con un pezzettino di arancione. Facciamo anche qua un piccolo cono. Tagliamo la parte finale e lo mettiamo in forno. Così com'è. Ecco qua il nostro pupazzino cotto. Qua c'è il suo naso. Prima di andarlo ad attaccare, dobbiamo andare a pulire con un cotton fioc e un po' di acetone e il fimo bianco che si è normalmente sporcato, si sporca sempre. Quindi prendiamo un po' di acetone, imbeviamo un po' nell'acetone, basta pochino, e lo passiamo delicatamente su tutta la superficie del nostro pupazzo. Ecco qua il nostro pupazzino pulito. Per andare ad attaccare il nasino usiamo un po' di colla. Che ne è uscita anche troppa. Ecco qua, andiamo ad attaccare il naso.
lo teniamo premuto un po', in modo che la colla faccia presa. Ecco qua. Adesso non ci resta che andare a realizzare i due occhietti e qualche bottone, come dicevo prima. Prendiamo il nostro acrilico nero e il nostro spillo. Ecco qua. Un occhio. E un altro occhio e i bottoni. Ecco qua il nostro pupazzino di neve, è molto simpatico. Una volta che saranno asciutti gli occhi e i bottoncini, potrete vedere se volete passarci un po' di lucido, se volete lucidare solo alcune parti, solo il cappellino, come volete. E niente, io vi aspetto al prossimo tutorial. Alla prossima, ciao!